Tempo di opere pubbliche per il comune di Dubino, dal municipio fino a quelle di riqualificazione, con attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico, che riguardano tutto il territorio comunale. Il primo intervento di cui parliamo, che è quello che si è ultimato e quello in cui siamo in questo momento, è la sede del municipio. Si sono conclusi ormai da un mese e mezzo circa i lavori di adeguamento dello stesso. Era un cruccio che avevo da quando sono diventato sindaco e prima di finire il mio secondo mandato ce l'ho fatta portarla a termine, che era quello di eliminare le barriere architettoniche realizzando un ascensore. Abbiamo riqualificato l'impianto termico e idraulico, è stato fatto un ammodernamento generale di tutto il municipio. Altro intervento importante che è stato fatto nel nostro comune, in una chiave green, ma non soltanto, anche in quanto andrà a migliorare le casse comunali, è il fatto di avere sostituito. Abbiamo terminato il primo lotto e è iniziato ed è in corso il secondo lotto di sostituzione totale di tutti i punti luce di pubblica illuminazione. Parliamo di 360-370 lampade che verranno e sono in corso trasformate e messe tutte con tecnologia LED, che permetteranno un risparmio a lavoro compiuto del 50%, nel senso che i kilowattora consumati fino all'anno scorso, per intenderci, verranno dimezzati e su 360 punti luce potete immaginare che impatto abbia. Un impatto economico per le casse del comune, ma anche e soprattutto un impatto ambientale, in quanto è tutta energia in meno che viene consumata e quindi se si consuma di meno si deve produrre di meno con una minore distribuzione nell'ambiente di CO2. Per la frazione di Nuova Olonio, area strategica di collegamento tra Valtellina, Valchiavenna e Lago di Como, il miglioramento dei percorsi pedonali è anche occasione di riqualificazione. È in fase di ultimazione il primo lotto della realizzazione dei marciapiedi di Via Spluga a Nuovo Olonio. La Via Spluga un po' è la via principale, è la porta e il transito del nostro paese, o meglio della frazione di Nuovo Olonio. E quindi abbiamo pensato, partendo dalla rotonda, andando verso il centro abitato, di iniziare un primo lotto del valore economico, è importante dirlo perché tante volte la gente non si capisce quanto costino questo intervento, di 200.000 euro. Un primo lotto a cui ne seguirà subito un altro più contenuto, ma che comunque ci danno il segno di quello che diventerà il centro del nostro paese, della frazione di Nuovo Olonio, perché questo primo tratto poi negli anni verrà replicato lungo tutta la via fino a raggiungere la chiesa, sia lato sinistra che lato destra.